Bentrovati a questa puntata di Striscia Filosofica. L'ospite di questa sera è Giovanni Leghis. Benvenuto Giovanni e grazie per essere qui Buonasera. con noi questa sera. Buonasera a Giovanni è tutti. docente di epistemologia delle discipline del senso presso l'Università di Torino e non, come per ora è stato indicato, di filosofia della cultura a Trieste, redattore di Aut-Aut, ha curato edizioni italiane di diversi filosofi contemporanei, tra i quali ricordo Derrida, Blumenberg e Husserl. Tra le sue pubblicazioni segnalo Il Dio mortale del 2004, Il gioco dell'identità del 2005, Incorporare l'antico, pubblicato nel 2007. Giovanni si è occupato di epistemologia critica delle scienze umane, di fenomenologia, di psicanalisi, del rapporto tra religione e modernità, filosofia interculturale, postcolonial cultural studies, ma da alcuni anni le sue ricerche sono incentrate sulla filosofia dell'economia. Non a caso il suo ultimo libro si intitola Neoliberismo, un'introduzione critica, Mimesis 2013. Allora, innanzitutto, puoi dirci in sintesi di cosa parla questo tuo ultimo libro? Allora, sì, frutto iniziale, diciamo così, di una ricerca che vorrei far continuare ancora, perché insomma il tema mi sembra valga la pena di essere trattato non solo dal punto di vista filosofico, ma anche considerando l'attualità che ha quella che io chiamerei una svolta neoliberale, perché ipotizzo che siamo entrati in una fase nuova della contemporaneità. E credo che il termine neoliberalismo ci aiuti a identificare quello che sta succedendo a un livello proprio di mutamento culturale, antropologico profondo, che parte dall'economia ma si riverbera sulle nostre vite. L'ipotesi di partenza è che Foucault negli anni 70 abbia visto giusto. Foucault dedica due corsi al rapporto tra economia e politica nell'età moderna, in uno che si intitola Nascita della biopolitica, siamo nella seconda metà degli anni 70. Lui ci propone di distinguere nettamente tra liberalismo e neoliberalismo, apparentemente secondo la continuazione del primo, ma ripeto, negli anni recenti nei quali insomma, mi sono occupato della cosa, ho voluto mettere alla prova un po' l'ipotesi foucaultiana e credo che stia in piedi. Credo che il liberalismo non abbia niente a che fare col neoliberalismo, il liberalismo lo siamo lasciati alle spalle, era l'epoca classica, diciamo così, del capitalismo, in cui c'era cosa? Il mercato. Si poteva discutere su come farlo funzionare al meglio, si poteva discutere sulla possibilità di calcolare le crisi cicliche a cui questo mercato poteva andare incontro. Però, insomma, c'era l'idea che qualcuno producesse qualcosa per venderla a qualcun altro, ricavandone dei profitti. Accanto a questa sfera, la sfera istituzionale del mercato, si ipotizzava, ma non era solo appunto un'ipotesi teorica condivisa da questa o quella scuola economica, ma poi anche le politiche concrete andavano in quella direzione. Si ipotizzava che ci fosse accanto al mercato una sfera che chiamiamo politica, in cui si discutono questioni che hanno a che fare con i valori condivisi, con il bene comune, con la teoria della giustizia, eccetera. Due sfere quindi distinte. In un'epoca come la nostra, che dura da decenni oramai e che credo durerà ancora, questa distinzione non è più possibile né nella teoria, perché la teoria economica l'ha rigettata, questa distinzione, né nella pratica. Viviamo in un mondo in cui è l'economia che governa anche la politica. Però sarebbe erroneo, e questa è un po' la tesi del mio libro, insomma, che parte da Foucault, ma poi io la sviluppo anche a partire da altri autori, mi poi occupo di globalizzazione, di teoria dell'impresa, eccetera. Sarebbe erroneo pensare che si tratti semplicemente di una invasione di campo, del fatto cioè che l'economia deborda. E va a finire che questa poi occupa gli spazi della politica. No, è la politica che viene gestita in base al modello di razionalità economica. Questo è il punto. Quindi, quando noi oggi parliamo di economia, in realtà stiamo parlando di politica, stiamo parlando cioè di governo delle vite, di governo del bene pubblico, di governo della nostra esistenza collettiva, perché è un unico modello di razionalità, quello appunto dell'economia, che si è, come dire, che viene utilizzato anche per la gestione del bene pubblico. Quindi non è vero dire che neoliberalismo vuol dire tutto diventa mercato, lo Stato sparisce, no, è esattamente il contrario. Questo Foucault l'aveva visto, ma non solo lui, poi, anche altri hanno approfondito la questione. Si tratta di agenzie statali, chiamiamole così, che sempre più ragionano in termini di azienda. Pensiamo all'università, insomma, il mondo dove lavoro è ampiamente pervaso da questo tipo di logiche, pensiamo alla sanità, alla scuola, eccetera. Però appunto si tratta di una mentalità che, come dire, è incentrata sull'idea di impresa, dove ciò che conta non è semplicemente l'idea che bisogna fare dei profitti o risparmiare sulle spese, eccetera. No, ma si tratta di raggiungere un certo livello di efficienza.
che comporta un aumento del controllo, controllo sulle persone, sugli individui, sugli spazi nei quali interagiamo, e che modifica radicalmente le forme di governo, quindi la politica. Insomma, per farla breve e concludere rispetto a questa tua prima domanda, direi che appunto non so come usciremo dal neoliberalismo, se mai ci usciremo, ma intanto credo sia importante identificare il luogo dove ci troviamo, grazie a questa parola, magari uno può dire non è una parola efficace in questo senso, io credo che lo sia, intanto è importante capire che il neoliberalismo, ripeto, non è sparizione dello Stato, invasione del mercato, magari fosse così semplice la faccenda, si tratta di una dell'idea che si possano governare le vite sia nella sfera pubblica, che nella sfera privata, quindi dove ci sono le aziende, le imprese, che poi dove ci sono appunto luoghi pubblici, luoghi gestiti direttamente dallo Stato, quale appunto università, scuole, eccetera, che possono però rispondere ad una tutta la stessa logica, una logica che non è quella del mercato, dello scambio, del profitto, ma che è quella di un'efficienza che parte dall'idea che tutti siamo attori razionali, che perseguono il proprio utile in maniera egoistica e che siamo, come dire, strutturalmente incapaci quindi di gestire la nostra vita e quindi anche il nostro stare assieme a partire da sistemi di valori che di natura economica non sono. Senti, nel tuo libro parli anche di antropotecnica, ci puoi spiegare che cosa si intende con questo concetto? Ma dunque la parola la inventa, diciamo così, Sloterdijk, un autore che comincia a essere noto e discusso anche in Italia, è uscito recentemente un fascicolo di Out-Out, tra l'altro dedicato proprio a questa nozione che lui sviluppa soprattutto in un libro che si chiama Devi cambiare la tua vita, trovato appunto anche in italiano, uno dei suoi ultimi grandi libri, per lui scrive moltissimo, proprio anche i libri più brevi, in questo libro insomma corposo sviluppa questa nozione di antropotecnica. L'idea è che noi siamo soggetti, cioè diventiamo ciò che siamo in sostanza, diventiamo quell'individuo che siamo, a partire da varie forme di esercizio. Possiamo scegliere se esercitarci in un certo modo, in un certo senso, con determinati fini o altri, però molto spesso siamo sottoposti a regimi di esercizio, a tecnologie del sé, le chiamerebbe Foucault, che ci impongono di andare in una certa direzione. Parallelismo con Foucault ci sta, lo istituisce Sloterdijk stesso, del resto, anche Foucault aveva riflettuto a lungo sulla, come dire, sul nesso sapere-potere, sul fatto che nei luoghi istituzionali nei quali ci troviamo ad operare, come dire, veniamo invitati a fare, ad adottare certi regimi di pratiche senza che nessuno ci costringa a farlo, ma lo spazio che abitiamo è già in qualche modo predeterminato. Ecco, Sloterdijk insiste sulla possibilità che noi potremmo eventualmente avere di scegliere liberamente come esercitarci per migliorare la nostra vita, per cambiarla, per diventare altro da ciò che siamo o per diventare ciò che vogliamo essere. Tuttavia sottolinea anche molto bene il fatto che spesso questo margine di libertà non ci è dato e ci ritroviamo a subire appunto antropotecniche decise da altri. Ecco, io credo che l'età del neoliberalismo sia quella nella quale l'antropotecnica dominante a tutti i livelli, ripeto, sia nelle aziende, sia nella sfera privata che nella sfera poi pubblica, dove appunto siamo chiamati ad agire come cittadini, non come utenti di una scuola, di una ASL, eccetera. In entrambi i casi siamo sottoposti a regimi antropotecnici che ci invitano a diventare imprenditori di noi stessi, ad assumerci o responsabilità di ogni tipo, anche laddove tu non puoi, come dire, far il calcolo dei rischi, perché sei di fronte all'incertezza assoluta, c'è una distinzione, ci dovrebbe essere almeno una distinzione tra incertezza e rischio, ma a quanto pare invece le antropotecniche alle quali ci veniamo sottoposti costantemente, non solo dalla propaganda, dell'ideologia dominante, ma proprio dalle tecniche di, come dire, di gestione degli spazi pubblici, ecco, queste ci invitano appunto a modellarci in modo tale da diventare in tutto e per tutto responsabili del nostro destino. Ora, è bene sottolineare che noi siamo responsabili del nostro destino, ma lo siamo solo in parte. Ecco, allora cosa accade quando invece i rovesci della fortuna, per dire così, o semplicemente il fatto che tu non puoi di fatto scegliere tutto ciò che vuoi fare, tutto ciò che ti porta a essere ciò che sei o ciò che vorresti essere? Che cosa accade nei casi nei quali appunto non potendo determinare totalmente la tua esistenza ti ritrovi in una situazione di disagio, di povertà anche? Ecco, allora lì è difficile immaginare che diventare imprenditori possa risolvere tutti i problemi. Senti Giovanni, in realtà ammetterai che sei in buona compagnia, cioè molti criticano oggi il pensiero neoliberale e alcuni pensano di rievocare o ripensare Carlo Marx come critica al neoliberismo, ma non credo che questa sia anche la tua posizione.
No, assolutamente, perché Marx ha sviluppato una teoria economica che sta alla base poi della sua analisi del capitalismo, che si è rivelata, ha sviluppato una teoria economica, bisogna dire che sta alla base, economiche che, abbiano, che hanno sostituito la teoria di Marx siano sostanzialmente migliori, ma godono ancora di buona salute, no? La rivoluzione marginalista, eccetera, e comunque ritornare alla teoria del valore di Marx, secondo cui la merce è lavoro incorporato, sembra veramente una follia. Fare questo, insomma, comporta un onere della prova enorme. Certo, alcune parti dell'analisi del capitale di Marx possono ancora tornare utili per una critica del presente, per una critica politica del presente, ma la prospettiva marxista non tiene conto di tutta una serie di aspetti legati appunto al potere, alla sua diffusione, alla sua riproduzione, e soprattutto non tiene conto del fatto che i luoghi del sapere, i luoghi della cultura, i luoghi nei quali noi costruiamo le nostre identità non sono luoghi sovrastrutturali, non sono semplicemente luoghi dell'ideologia. Grazie a un autore come Foucault, che io amo, insomma, il primo capitolo del mio libro è dedicato proprio a Foucault e le sue analisi del neoliberalismo, grazie a un autore come Foucault capiamo meglio, credo, il fatto che ci sia sempre un intreccio tra i saperi e i poteri, e dobbiamo vederlo bene questo, perché se siamo nella crisi neoliberale nella quale ci troviamo, se siamo costantemente sottoposti ad uno stato di eccezione, perché questo è il neoliberalismo, lo si deve a teorie economiche altamente problematiche, che sono, che come dire, sono nate in un'aula universitaria, si sono espanse, sono uscite da lì e sono diventate insomma l'agenda di governi, di agenzie non governative, di istituzioni, di organizzazioni internazionali, eccetera, eccetera. Ecco, ecco che allora qui non è semplicemente una crisi del capitalismo ciò con cui abbiamo a che fare, abbiamo a che fare con un mutamento culturale profondo che non riguarda solo una teoria economica, ma riguarda modi di essere, di pensare e di concepire la vita pubblica. Credo che questo, per vedere questo, Marx non sia sufficiente. Ecco, quindi la tua posizione, questo è importante precisarlo, non è assimilabile a quella dell'estrema sinistra, a un recupero di Marx, non sei un anti-liberale, anzi su questa questione poi torneremo, non sei un anticapitalista, però evidenzi il problema del capitalismo finanziario. Allora volevo chiederti come e se è possibile in qualche modo arginare il potere, lo strapotere del capitalismo finanziario? Beh, questa è una questione centrale, perché credo che qui si giochi proprio la partita, no? che stiamo giocando a livello globale, direi, perché questa questione tocca tutti, insomma. Nel momento in cui si è deciso a livello globale, tu sai quanto io insisto anche su questa dimensione cosmopolita, esatto, e quanta affinità c'è tra i nostri discorsi, quindi magari se possiamo toccare questa, se ritieni ovviamente opportuno, questa dimensione cosmopolita, se la ritieni importante, rilanciare una cultura cosmopolita, ma ti lascio la parola. Sì, no, la questione è centrale, perché la questioni globali bisogna rispondere globalmente, bisogna immaginare, ed è uno sforzo che, come dire, non significa farci entrare poi nella dimensione dell'utopia, è uno sforzo molto semplice, molto urgente, bisogna farlo subito, bisogna immaginare la costruzione di una rete politica transnazionale che agisca allo stesso livello al quale agisce la finanza internazionale, la quale ad un certo punto è stata lasciata libera di agire. Ora, senza il capitale finanziario non si va da nessuna parte, senza il finanziamento all'economia reale da parte di un capitale finanziario mobile, duttile, flessibile, non si va da nessuna parte, l'economia crollerebbe il giorno dopo. Ma il buon Keynes, oggi dimenticato da tutti, l'aveva mostrato molto bene con una teoria che prima non c'era rispetto a questa questione. L'aveva mostrato molto bene: se il capitale finanziario viene lasciato libero di fare quello che vuole, di agire dove vuole, con i tempi che vuole, nella quantità che vuole, eccetera, eccetera, si ha una crisi permanente, ed è esattamente quello che stiamo vivendo. Ora, il punto è che questa crisi, cioè il lasciare il capitale finanziario di fare quello che vuole senza nessun limite, non è una questione economica. Bisogna mettersi in testa che questa cosa è stata voluta dai politici, da questa parte e dall'altra parte dell'oceano. Clinton toglie quel Glass-Steagall Act votato dal Parlamento americano nel 1934, che diceva che o fai private banking o fai financial banking, no? O ti occupi di investimenti, speculazione e finanza, o gestisci i risparmi della gente, o fai l'uno o fai l'altra.
Clinton toglie questo, da quel momento si ha uno sviluppo esponenziale del volume di scambi nell'ambito del mercato finanziario. In Europa la situazione non è diversa, gli grandi architetti dell'Unione Europea, da Delors in avanti, hanno voluto costruire un'Unione Europea dove il capitale finanziario fa quello che vuole. Ora, se noi non poniamo un freno a tutto questo, e potremmo farlo solo a livello globale, perché se uno Stato introduce la Tobin Tax, se uno Stato da solo introduce qualcosa di simile al Glass-Steagall Act, questo non serve assolutamente a niente. Bisogna immaginare una rete, ripeto, di azioni concertate a livello globale che ponga dei freni, banalmente, al capitale finanziario. Alcuni parlano di una Norimberga della finanza, no? Mettere davanti al tribunale per accusarli di reati che non stanno scritti in nessuna legge ancora, ma bisogna immaginarsi delle fattispecie giuridiche in questo senso, non mettere davanti un tribunale i Blackfin, gli Ackerman, insomma questi signori che Blackfin addirittura si dice di essere la mano di Dio, no? Che si sentono onnipotenti perché nessuno li sta fermando. Ecco, bisogna però, e senza arrivare forse una Norimberga della finanza, immaginare delle formule che bisogna inventare, ma bisogna farlo presto però, che blocchino questo assorbimento, no, dell'economia da parte del capitale finanziario, che di suo non produce niente. Rischia però di distruggere gli stati, perché uno stato che a causa di una crisi finanziaria, di una turbolenza finanziaria, privatizza tutto, o svende tutto, dal Colosseo a tutti i gioielli di casa, eccetera, eccetera, è uno stato che si suicida. No, vediamo quello che sta accadendo in Grecia, per esempio. La Grecia, a causa di questa crisi finanziaria, sta pagando dei prezzi spaventosi in termini di costi umani. Non c'è aspirina negli ospedali, voglio dire. Insomma, bisogna chiedersi se vale la pena, no, far pagare agli individui costi così alti per salvare la finanza internazionale. Forse no. Questo, ripeto, non significa demonizzare la finanza, perché senza quella l'economia non va avanti. Però bisogna chiedersi qual è la posta in gioco politica di tutto questo, perché credere che sia solo una questione economica è semplicemente falso. D'accordo, ma da come hai impostato la cosa nelle tue premesse, sembrerebbe che destra e sinistra si equivalgono in qualche modo di fronte a questa grande questione del capitalismo finanziario. In verità però tentano delle strategie molto diverse, o sbaglio? Beh no, certo, c'è una estrema destra che sempre più sta prendendo piede in Europa, anche nel nord Europa, pensiamo alla Finlandia, alla Danimarca, alla Svezia, o l'Ungheria, dove insomma sono al governo oramai, una destra estrema che se la prende con il capitale finanziario, che continua a tirare fuori la solita storia del complotto giudaico-massonico, insomma moneta corrente, no, del linguaggio della destra estrema da sempre, e che funziona evidentemente bene, no, in certi contesti dove il populismo politicamente parla, che ti porta in Parlamento, no? Però lì abbiamo poi ricette economiche che porterebbero alla fine dell'economia, alla chiusura dei mercati. Qui non si sta proponendo, cioè un'ottica di sinistra invece non può proporre la chiusura dei mercati, propone però il ritorno della politica venga fatto a partire da idee politiche, da teorie politiche, teorie della giustizia, teorie del bene comune, teorie della libertà individuale, sostantive, che mettano al centro la libertà di scelta degli individui e che pongano, come dire, e che pongano in essere attraverso leggi che non possono essere, ripeto, solo quelle di uno Stato, ma che devono essere leggi, come dire, decise da un'assemblea di nazioni, che pongano in essere sfere di libertà, quelle sfere di libertà che tra un po' non ci saranno più, perché di fronte ai disastri permanenti causati da un capitale finanziario che non ha limiti, ma arriveremo alle dittature probabilmente, non è escluso che si torni a questo, perché di fronte ad una turbolenza sociale che fa andare la gente in piazza, che provoca povertà estreme, eccetera, eccetera, sappiamo bene cosa ci insegna la storia, si arriva poi al ritorno all'ordine, si arriva poi anche eventualmente alla fine della democrazia. Se non vogliamo questo, quindi, insomma, la sinistra deve tornare a far politica nel nome appunto di un'altra economia, che non vuol dire ovviamente un'economia non più capitalista, perché uscire dal capitalismo mi sembra semplicemente un delirio, ma che torni a porre al centro il tema dei diritti individuali. Quindi insomma, tutto sommato, noi dovremmo essere contenti di trovarci Grillo e non movimenti di estrema destra che invece caratterizzano la situazione attuale in molte aree dell'Europa. Ma a parte questo, che forse anche Grillo è un approccio alla politica che dovrebbe essere ulteriormente approfondito, analizzato, studiato, in fondo
emerge sempre una questione democratica, di come noi intendiamo la democrazia, che è una cosa in divenire, che Grillo giustamente mette al centro della sua questione, su cui la sinistra probabilmente e le sinistre devono e sono costrette oggi a dare una loro risposta, più che dire insomma, che non è una questione da porre. Ma volevo chiederti, quindi il pensiero liberale da un lato, il pensiero delle diverse famiglie socialiste europee mantiene ancora secondo te una certa attualità? Cioè è questo il quadro di riferimento entro cui dobbiamo muoverci, oppure sono tutte vecchie categorie da abbandonare, bisogna ripensare completamente tutto secondo te? Ma alcune categorie sono sempre attuali, in primis le categorie classiche di destra e di sinistra, insomma, la peggiore ideologia è quella che ti dice che non ci sono più ideologie, e qui sì, bisogna ragionare da europei, ma insomma tenendo anche conto di quello che è l'apporto della nostra tradizione, l'apporto originale, insomma i fratelli Rosselli, la tradizione del liberal socialismo era una tradizione italiana, e credo che questa offra delle cornici teoriche ideali che possiamo proporre a livello globale, appunto per costruire una sinistra globale di tipo cosmopolitica, insomma basata su un'idea di diritti universali che vengono ascritti all'individuo perché è membro della specie Homo sapiens e non perché è cittadino di questo o quello Stato. Poi chiaramente bisogna che questi diritti fondamentali vengono incardinati in un dettato costituzionale o nella common law, laddove non ci sono le costituzioni, però è importante che si parta dal diritto degli individui a godere una vita degna di essere vissuta, dignitosa, e questo è l'apporto classico da sempre della tradizione socialista o liberal socialista, che manca invece in altre tradizioni della sinistra, che sul tema dei diritti francamente ancora oggi sono piuttosto latitanti. Perché se noi non ci mettiamo in testa che temi come la laicità, il diritto alla morte, il diritto a decidere della propria vita nella sfera privata, no, al di fuori di un'invasività dello Stato, se non ci mettiamo in testa che da qui si deve partire poi per difendere il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto al salario minimo garantito, se non ci mettiamo d'accordo sul fatto che si parte da lì, dal diritto fondamentale dell'individuo di decidere della propria vita sovranamente, non si va da nessuna parte. E questa è l'eredità, credo, di quel socialismo liberale che appunto in Italia ha avuto insomma da sempre aveva insomma un posto importante nella storia delle nostre idee. Mentre il rapporto con i sindacati, secondo te la sinistra italiana è in una posizione arretrata, dovrebbe prendere le distanze, o invece, come ritengono altri, rafforzare il rapporto con il sindacato e con le istanze sindacali? Ma il sindacato anche lì dovrebbe ripensare un po' a tutta la sua storia, insomma. Io in questo momento parlo da Torino, e a Torino qui vicino c'era Ivrea, c'era Olivetti. È noto che il sindacato italiano abbia sempre, è noto l'odio che il sindacato ha sempre avuto nei confronti di Olivetti, no? Quindi un'idea di partecipazione, un'idea di crescita delle persone dentro le imprese, eccetera. Ecco, questi sono momenti della storia del sindacato italiano che andrebbero rivisti e ripensati alla luce dell'oggi. Ecco, oggi il sindacato dovrebbe fare delle battaglie innovative a favore dei mercati, a favore della libertà di impresa, a favore della flessibilità, chiaramente in presenza di un salario minimo garantito, perché se no, o meglio, di un salario di cittadinanza, di un reddito di cittadinanza, se no è assurdo parlare di flessibilità. Infatti nei luoghi dove c'è vera flessibilità nel mercato del lavoro c'è anche una rete sociale che impedisce alle persone di finire in strada perché non pagano più il mutuo, in sostanza, no? Ecco, lì dovrebbe il sindacato fare una lotta che riguarda tutti, che riguarda non solo le persone che hanno un posto di lavoro o i pensionati, ma che comincia a ragionare in termini globali, non per andare contro un mercato mitizzato che non si sa bene dove sia, no? Una specie di Moloch che tutto travolge, ma cercando di capire che oggi non c'è il mercato, ma ci sono spazi di mercato, al plurale, ci sono mercati che si intrecciano gli uni gli altri, alcuni più veloci, altri più lenti, alcuni con volumi più ampi, altri più ristretti, alcuni necessariamente globali, altri ancora locali. Ecco, bisogna avere questa visione d'insieme, appunto globale, cosmopolitica, senza la quale, secondo me, ogni lotta sindacale è destinata a essere persa in partenza. Senti, uno dei temi centrali di questa campagna elettorale è l'Europa. Alcuni ritengono che dovremmo uscire dall'Europa, altri che diventa, e come il sottoscritto, una delle condizioni minime per affrontare le grandi questioni. Certo è vero il problema che forse invece dovremmo rinegoziare il modo in cui stiamo in Europa. Tu cosa ne pensi al riguardo? Ma intanto l'Italia ha tutte le carte in regola per questa rinegoziazione necessaria, urgente, perché insomma si tratta di rimettere in moto la macchina europea. Noi siamo secondo contributore netto, abbiamo
siamo tra i membri fondatori dell'Unione, abbiamo tutta le, abbiamo, ripeto, tutte le carte in regola per dire ai nostri amici tedeschi e francesi, gli inglesi insomma sono dove sono, stanno dall'altra parte della manica e vogliono ancora tenersi fuori dall'Europa, no? Anche se comunque insomma senza, bisogna tener conto anche di loro, però insomma considerando il blocco, no, l'asse franco-tedesca, lì noi dobbiamo inserirci con forza per rilanciare l'idea di un'Europa politica, di un'Europa che non si basa solo sull'euro, che non si basa solo sul controllo della moneta. Pensare che si gestisca un'economia grossa come quella europea, calcolando quanta moneta deve circolare, anche qui Keynes l'aveva mostrato, è pura follia in sostanza. Si tratta di rilanciare il processo politico dell'Europa, quindi modellando, costruendo un diritto europeo che non c'è, andando verso la costruzione soprattutto di una difesa europea, perché l'Europa finché non ha un esercito comune europeo non esiste. Non esiste su nessuna carta geografica, l'euro da solo non basta. Dietro le monete ci sono sommergibili, elicotteri, bombe atomiche se necessario, la Francia le ha per tutti, le ha già offerte al resto degli europei. Si deve pensare alla costruzione di un'Europa politica, quindi anche militare, non per fare la guerra, ma per difendere quella roba che si chiama interesse nazionale, senza la quale, non, insomma, come dire, si scompare dalla scena in sostanza, no? Quindi ripensare questo processo, rinegoziarlo, tenendo conto di diversità culturali abissali. L'Europa sarà l'Europa delle nazioni, come dicevano alcuni non a sinistra per la verità, quindi lo sto dicendo adesso però declinando la cosa in termini di sinistra, un'Europa delle nazioni che non vuol dire un'Europa delle etnie, un'Europa delle lingue locali, dei dialetti che diventano lingua, come accade per esempio nella regione dalla quale provengo, il Friuli Venezia Giulia. Si tratta di difendere le specificità di regioni, nazioni, città, ma all'interno di un contesto europeo. Si può essere cittadini d'Europa e cittadini del proprio paese e della propria città. Non è una cosa impossibile, non richiede uno sforzo psicologico, mentale, mostruoso. Basta volerlo, basta costruire delle politiche, quindi anche delle politiche culturali ovviamente, dei sistemi scolastici che veicolino certi contenuti per arrivare a questa cosa che dovremmo fare presto, perché il treno della storia, se no rischiamo di perderlo. O si fa l'Unione Europea, credo, rinegoziandola ovviamente come dicevi tu, no? Su basi nuove e forti, o se no sparisce l'Italia, ma sparisce anche la Germania. La stessa Germania oggi è tanto forte perché esporta, perché l'euro è come il marco e gestisce l'euro come se fosse ancora al marco, ma non durerà in eterno. I tedeschi per primi si stanno accorgendo che è nel loro stesso interesse costruire un'Europa dove tutti si sentono a casa propria, in sostanza. Ovviamente dentro questo ragionamento la questione dell'energia è fondamentale, la questione energetica. Tu ritieni che rilanciare la green economy sia una risorsa o un settore troppo piccolo è ristretto e che quindi non condiziona ancora, ma strategicamente lo ritiene un settore che dovrebbe essere rilanciato, ripensato, sviluppato? Ma tutto il piano energetico va ripensato, insomma, l'Italia ha risorse sufficienti, tra l'altro geografiche, climatiche, per porsi come paese leader nel campo delle energie verdi. Adesso io non me ne intendo di questo, non sono un esperto ovviamente di queste cose, faccio un altro mestiere, ma a naso direi che se avessimo più pannelli solari, un amico mi ha detto basterebbe un 1% della superficie nazionale ricoperta di pannelli solari, saremmo addirittura quasi autonomi dal punto di vista delle risorse energetiche. Chiaro è che bisogna ripensare tutta la politica energetica, la dipendenza nostra, ma anche dell'Europa, da altri paesi che ci forniscono gas, che ci forniscono petrolio, e pensare che però appunto continueremo in eterno soltanto a rifornirci di petrolio e di gas per tenere in piedi le nostre economie, per accendere la luce le nostre case, per far andare, no, avanti i nostri computer. Pensare questo è un suicidio, perché non ci saranno più queste risorse. No, chiaramente sì, in Groenlandia se tu scavi trovi un sacco di cose interessanti, l'uranio per far andare avanti le centrali nucleari. I cinesi fanno dei groenlandesi, per esempio, e dicono dateci a noi la possibilità di fare qui di estrarre queste risorse, vi faremo strade, aeroporti, ospedali, no? Voglio dire, la lotta per il controllo delle risorse si farà sempre più dura, andrà letteralmente da un polo all'altro del pianeta, dalla Groenlandia all'Antartide, noi italiani, che non abbiamo risorse, non possiamo pensare di trascurare il settore verde, al quale guardano anche, non a caso direi, anche quei paesi che hanno petrolio, che hanno gas di sottosuolo. Perché quello è un settore energetico centrale, non solo in termini ecologici,
pensando ad un futuro in cui non ci saranno più petrolio e carbone o gas, ma il problema è anche di diversificazione dell'economia. Si tratta di rilanciare nuovi settori, e come si dice, no, si parla prima dei sindacati, creare posti di lavoro. Ecco, credo che questo debba stare dentro l'agenda di qualunque partito oggi poi voglia porsi alla guida di questo paese. Giovanni, grazie. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio ancora Giovanni De Ghisa per essere stato con noi questa sera, nostro ospite, e voi per averci seguito. Buonasera. Grazie, grazie Luca. Buonasera.